Con l'esibizione delle Appassionante, il trio di giovani soprano conosciuto in tutto il mondo, si è aperta la prima serata dell'edizione 2017 del Premio Cacuri, dopo quella del 7 dedicata alla prosa e al teatro dialettale. La manifestazione è proseguita con un interessante intervento del professor Antonio Ereditato, fisico delle particelle, direttore dell'Albert Einstein Institute di Berna, professore ordinario di fisica delle particelle elementari presso l'università della stessa città. Dopo una piccola gaffa iniziale del presentatore che lo ha definito un astrofisico, è toccato al filosofo ed epistemologo Armando Massarenti dialogare col fisico napoletano che, oltre a spiegare i rudimenti del concetto di meccanica quantistica con un linguaggio semplice alla portata di tutti, si è soffermato a lungo sui vari aspetti della ricerca scientifica, distinguendola dalla tecnologia e ribadendo la necessità che sia libera da condizionamenti e da traguardi imposti che finirebbero per ridurla appunto a mera tecnologia. Porre un obiettivo allo scienziato produce innovazione tecnologica, migliora un prodotto, ma non fa nessuna rivoluzione. A tale proposito ha fatto l'esempio dello scienziato al quale l'industria chiede di migliorare le candele e dello scienziato libero estroverso che si mette a giocare con bulbi e filamenti. Il primo, ha concluso il professor Ereditato, migliora la qualità delle candele, ma non produce niente di nuovo. Il secondo inventa la lampadina e fa una rivoluzione. Più o meno così, ha continuato lo scienziato, è nata Internet. Da un'idea di un giovane che la sottopose a un superiore scettico e che comunque lo autorizzò, ironizzando, a cercare di svilupparla. Concludendo, ha invitato i giovani ad accostarsi alla fisica, sia perché questa scienza è utile alla società, sia perché la disoccupazione tra i giovani fisici è solo al 3%. Il professore è stato poi premiato con la Torre d'Argento dal maestro Orafo Michele Affidato e la serata è proseguita con un nutrito programma.